l'ascoltatore si rende conto di cosa vuol dire essere abbandonati. Marta che ti è rimasta sul groppone. Ma che non si sa che combina. Sara che si sta pensando. Però così mi non riesco a concentrarmi. Difficile ritrovarsi in casa una figlia lesbica che sta per sposarsi e una depressa che è stata mollata dal tipo. Ma non pensavo che il sesso potesse essere così bello. Novità, Riccardo? In effetti sì. Chi sarebbe questa ragazza? Ragazzi, fate ciao con la manina, lei è Emma. Hai presente la scena? Tu e il tuo capo maturo in macchina davanti a casa che limonate. Perché stai qui e non sei col tuo futuro marito? Nervosa. Domandatelo. Preoccupata. Ti sposa via di questo amico mio. Ah. Belle, fresche, fresche. Ha provato pure a fregarmi, sto milanese. Disgraziati, manca a farla apposta. Di che zona sei? Ha avuto altre relazioni dopo sua moglie. Parecchio tempo che non mi concedo un'escursione nella vita. Stanotte ho sognato di fare sesso col mio analista. Io ero qui. Così. Io? Beh, certo. Se hai intenzione di uscire con un vecchio, non puoi! Ti vuoi incatenarmi? Freud. Non sono una tua paziente, sono tua figlia. Dove ho sbagliato? Mia figlia, con un mio paziente. Le figlie mi sono tornate a casa proprio quando la mia vita stava cambiando. Questa è entrata nel subconscio. Cosa stai parlando? Neanche sai cosa sia.